pallavolo. Due punti da recuperare, quindi. Mello ci prova, Murata. Italia a meno 3. Gli USA sono vicinissimi al 2 pari. Togut, seconda linea, mano fuori. 21 Italia, 23 USA. L'eventuale rimonta potrebbe partire dalle mani proprio del martello. La toga ha sbagliato poco e nulla, ed è stata comunque estremamente incisiva in tutte le fasi. Mello, ma tutte hanno giocato una grandissima gara, ognuna nel rispettivo ruolo. Non bisogna più sbagliare nulla in servizio, magari concedendo qualcosa alla ricezione. Pallone lungo questo, forse era anche destinato fuori. Non si fida Caracas Battle, muro vincente della più piccolina della nostra nazionale, ovvero sia di Leo Bianco, appena 1,72, la più piccola dell'intera finale. Sergio Sigor è 1,76, Jennifer Flynn è 1,75. Arriva un muro importantissimo con Rachele San Giuliano, in questo caso, che mette giù un pallone veramente importante. 22-23, ancora il muro, in collaborazione San Giuliano Leggeri, non sortisce il punto. San Giuliano fa la palleggiatrice, in questo caso il suo ruolo consueto, peraltro ancora muro, e questa volta passa l'attacco degli Stati Uniti. 24-22, ha giocato la carta San Giuliano per alzare il muro. Francesco Bonitta, Martin Bonitta, scusate, è in un'occasione andrà bene, nella seconda andrà quasi bene, nella terza non ha sortito l'effetto sperato. E adesso sono gli Stati Uniti ad avere in mano due palloni per cercare il 2-2. Il servizio crea immensi problemi alla ricezione azzurra e poi c'è addirittura, vedete, la ricostruzione direttamente fuori, ed è 2 pari. USA 25, Italia 22. E adesso dobbiamo apprestarci a dire quella che è stata una vera battaglia. Questo quarto set in assoluto equilibrio fino al 20 pari. Poi il break degli Stati Uniti, quei due punti di vantaggio sono alla fine rimasti. Italia costretta a rischiare qualcosina, è venuto fuori il 25-22. Primo set 18-25 USA, poi 25-18 Italia, 25-16 si ripropone per Borrelli, per Miskova, per Mello, per Leggeri. Davvero era l'occasione della vita, unica. Poi, visto poi come andranno le cose per la carriera di questo atleta. Stesso discorso per gli USA, ma gli USA con una tradizione maggiore di buoni risultati mondiali. L'inizio è per le nostre ragazze. 1-0. Leo, sarà lei il nostro cervello anche da domani in Giappone contro la Serbia. E poi l'attacco di quella che sarà probabilmente la migliore delle americane in campo, Etelbaum. Terzo set così così per lei, quarto molto molto ma molto buono davvero. 1 pari. Ricezione non perfetta ma utilizzabile da Togut, c'è mano fuori, dubbi a chiamarlo, c'è il tocco invece a muro di Francesca Piccinini. Vediamo se è vero, onestamente non mi pare di vederlo dal replay, e come già nel 2002 a 4 anni di distanza io il tocco di Francesca continuo a non vederlo, non lo vede anche Marco Bonitta. Purtroppo per l'Italia nell'occasione lo hanno visto gli arbitri, ma i dubbi restano tutti. Azzurre che non perdono comunque la concentrazione, ed è Elisa Togut a chiarire le cose. 2 pari. Anche Lisa è chiamata adesso ai mondiali giapponesi a, come dire, riesibirsi con gli standard qualitativamente d'eccezione che mise in mostra nel 2002 in
quel di Berlino. Il muro dell'Italia ancora a toccare ogni pallone, una palla decisamente contesa e quindi sarà da riservire. Ovviamente azzurre che hanno fatto dell'opposizione a muro l'arma vincente di questa finale tedesca. Poi il muro fondamentalmente è rimasto questo, anche per i prossimi mondiali, con qualche insegnamento in più, vi dicevo, le nuove rispetto alle ragazze di questa, il campionesse del mondo, sono Stefania Dell'Igna, Nadia Centoni, Martina Guigi, Valentina Fiorin e Serena Ortolani. Serena strepitosa nelle ultime due stagioni, ha alternato tra l'altro lo studio alla pallavolo con un meraviglioso risultato. Per Centoni, Guigi, Dall'Igna, anzi Dall'Igna tra l'altro si è, come dire, ritagliata e conquistata il ruolo poi Vicenza, gara dopo gara, davvero. Insomma, giovani di grandissime speranze, con, vi dicevo, una Paola Paggi che è a muro, in grado davvero di fare sfacelli. Intanto la gara va avanti con la falsariga del set precedente, punto su punto. Oh, Stati Uniti sotto solo con il primo pallone, poi sempre avanti con le azzurre ad inseguire. Questo pallone è davvero, guardate, toccato con la punta del mignolo da parte di Taibane. USA 4, Italia 3. Ancora problemi in ricezione per le azzurre, gli Stati Uniti continuano a forzare il servizio, ma dove non riescono a passare invece è dalle parti del muro, che sia Togut, che sia Mello, che sia Piccinini, in questo caso è la Toga a mettere giù il pallone. Fa fatica gli Stati Uniti a trovare la strada del punto, e se si sicura fulmina letteralmente le proprie compagne di squadra. È un gran peperino e non manda giù certe cose. Ancora sfrutta tutto il suo 2-0-1 Taibanev, eccola qui, e mette giù il pallone del 5-4 per gli USA. Il titolo del mondo 2002 passa da una parte all'altra della rete, pallone dopo pallone, serve il break, Piccinini a tutto braccio, strepitosa difesa di Scott, pallone però giocabile ancora azzurra, ancora Francesca, prova a piegare le mani al muro, questa volta è Logan a chiudere, poi si fa vedere e attacca Anef, e questa volta è ancora un muro a fermarla, semplicemente micidiale il muro azzurro, e questa volta sono Mello e Piccinini su Oltoppo per salvezza, mette giù il pallone del 5 pari, poi il martello di Bergamo va in servizio, non crea particolari problemi, la piazzata non passa, toccata dal muro, questa volta è Mello, ancora a muro sull'ennesimo attacco di Anef che non passa, terzo attacco, quarto, e finalmente per gli USA si riesce a mettere giù il pallone del 6-5. La certezza che gli Stati Uniti faticano a mettere giù il primo pallone, l'Italia sta toccando tutto quello che può, serve il pallone del break, servirà solo quello. Sicora ancora la sua grinta, mentre a servizio è Taibane, lo bianco ancora per Manu Leggeri, gran attacco questo, e poi problemi nella ricostruzione, e ancora è proprio il, come dire, il nostro muro onnipresente sotto forma della mano di Simona Rinieri, andare a rubare questo pallone lavorato molto molto male dalle statunitensi. 6 pari, Mello, la sua flottante per Logan, Tom Flynn non lavora un gran pallone, prova a farlo adesso a Bone dall'altra parte per Tara Cross Battle, recupera l'azzurra e ancora con Rinieri, un tocco velenoso il suo, è sfortunata l'azzurra, si scusa il capitano con le compagne. 7 Stati Uniti, 6 Italia. Tenta il colpo, cambia idea dell'ultimo momento, si trova sotto il pallone, riesce appena a toccarlo e ne viene fuori un regalo completo per le americane. Tara Cross Battle in forza a Bergamo nel 2002 ci regala questo errore in servizio che nel tie break vale doppio, 7 pari. Con Bergamo giocava anche Kiva Fipsi,
ancora problemi con l'arbitraggio, a volte non troppo chiaro. Ci sono dubbi sulla rotazione in battuta, non ne hanno le azzurre, e infatti viene confermata l'autorizzazione al servizio di Leo Lobianco. Il suo pallone su Sicora, poi c'è l'attacco totalmente fuori misura delle americane. Questa volta il dubbio non c'è, ci sono proteste, ma al tiebreak nazionale mondiale le proteste sono più che giustificate e le azzurre tornano avanti. Erano state avanti solo sull'1-0, poi sempre costrette ad inseguire, e adesso cambio campo sull'8-7. A questo punto scommettere sul titolo mondiale era ancora decisamente un azzardo. Gara 7, esattamente come il precedente, in assoluto equilibrio. Il quarto set la fortuna aveva riso alle americane, e il break certo è molto più rapido, quello sì. Mondiali femminili in Giappone dal 31 ottobre al 16 novembre per quanto riguarda il maschile, il femminile poi dopodiché partirà il maschile. Le finali sono ad Osaka per quanto riguarda il femminile. Intanto 8 pari 4 anni fa a Berlino, Stati Uniti, ancora dentro il match, non mollano le azzurre. Il problema per gli USA questa volta si manifesta, come Lisa Togut ha messo giù un'infinità di palloni dalla seconda linea, poi in diagonale e continua a essere mestiziale con 1, 2, 3, 4 avversari in linea. Intanto in campo è Sara Anzanello, Simona Rinieri al servizio, qualche problema in ricezione, il muro questa volta di Anzanello leggeri, uno di quelli fortunati, il pallone, anzi di Togut è leggeri, uno di quelli fortunati, il pallone rimane lì. 9 pari e si va avanti. Rinieri, Lobianco, il tocco appena anche rizzato di Togut non sortisce l'effetto voluto, ma i Stati Uniti non riescono a sfruttare il pallone, e questo sarà un errore perché Toga non perdona e mette giù quello che è il secondo punto consecutivo. 19, gli Stati Uniti che hanno avuto il grave demerito di non saper ricostruire un pallone non gestito perfettamente dalle azzurre, hanno offerto il fianco al secondo, anzi terzo attacco di Togut, e ne è uscito fuori il secondo punto consecutivo. Simona Rinieri, ancora difficoltà in ricezione, se si sicura potrà solo alzare la nostra parte il pallone, e i guai continuano per gli USA. Ancora Simona Rinieri, ancora Elisa Togut, 11-9, più 2 Italia, terzo punto consecutivo per Toga, e gli Stati Uniti stanno soffrendo in ricezione, non sono in grado di costruire almeno in questi ultimi 3 palloni. Le azzurre non stanno sbagliando nulla, Elisa Togut è micidiale. E adesso prova Yoshida Toshiaki, il tecnico giapponese della formazione statunitense, di cercare le giuste alchimie per cambiare qualcosa. Se gli Stati Uniti hanno sempre sofferto molto il muro azzurro, adesso lo stanno anche soffrendo in fase di ricostruzione e in fase di ricezione, cosa che fino adesso non si era manifestata. Questo break dal 9 pari all'11-9 semplifica non poco le cose per le azzurre. Il capitano, anzi non era leggeri in questo caso, al servizio il pallone toccato, attacco di Logan Tom, ancora una volta Elisa Togut, tutto quello che tocca si trasforma in punti, quarto consecutivo per lei. Guardate dove vola, passa tra Logan Tom e Daniel Scott, è vero che il muro era ancora staccato, ma ha attaccato una palla impossibile, non facile, meravigliosa, si merita i complimenti di Leo e di Mello. Ancora un time out chiamato da Toshiaki Yoshida, preoccupato anche Ken Hamley, il secondo della nazionale USA. 12-9 è il tie break, è il svantaggio massimo peraltro del set
per le americane con una Togut semplicemente immensa. Ed eccolo, avete visto anche Marco Mencarelli dare istruzioni in azzurre. Marco Bonitta è il tecnico dello staff, il team manager è Mauro Petetto, poi si occupavano della parte medica Sergio Camelli, autorità di medico della Nazionale Azzurra, Claudio Cesarini come terapista. Le Stati Uniti finalmente per loro pongono fine alla striscia positiva di 3 punti dell'Italia, 10 USA, 12 Italia, con al servizio Logan Thomas, Stanford University nel 2002. Adesso la ritroveremo nelle gare di Champions, la statunitense, quest'anno, con 3 formazioni italiane in Champions, Bergamo, Novara e Pesaro. Lo bianco, e Saranzanello questa volta a lavorare il pallone, e qui c'è l'invasione chiesta ai danni dell'Italia, ma onestamente è dall'altra parte. Eccolo qui Kevin Hamlin, il secondo. Ecco il replay che arriverà poi a chiarire le cose. Vedete, l'asticella è toccata indubbiamente da Taibaniev e non dal pallone di Saranzanello. E il punto quindi è assegnato giustamente all'Italia, 13-10. Le proteste, vista la posta in palio, sono sacrosante, ma insomma l'area 3 fatta un'altra, va a rubare, a tentare di rubare un pallone Rachele San Giuliano. I 100 centimetri sono richiesti in questa fase di gara, non trova però il campo. 11-13, Italia comunque a più 2. E qui Daniel Scott a chiudere anche con facilità. Qui Rachele prova a rubare il tempo a Tara Cross Battle, non trova però il campo. Leo, seconda linea, ancora una volta semplicemente una meteora, la botta che parte dalle mani di Toga. E guardate, what, chiede Flynn a Bone, cioè cosa posso farci io, cosa dici? Questo è un missile, una meteora, una palla che fiammeggiava. 14-11, l'Italia ad un passo dal primo titolo del mondo della sua storia, con Elisa Togut in questo finale, in questo tie break semplicemente immensa, ma tutte le altre lo sono state. Poi ancora la Togo a chiudere il match, 15-11 d'Italia, della prima volta in pieno mondo, semplicemente strepitosi le azzurre. Poi questa festa meravigliosa è infinita, un titolo, il primo della nostra storia, che speriamo di rivedere. Adesso si parte per il Giappone, parte l'avventura giapponese, parte domani contro la Serbia. Per quanto ci riguarda davvero tutti, vi ricordo appuntamento domani con Italia-Serbia, Mondiali 2006.